Riorganizzazione della sanità. La settimana in commissione. 25 aprile, 70° della Liberazione. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 21 aprile, dopo le interrogazioni e le interpellanze, l'assessore alla sanità ha illustrato al Consiglio regionale i principi del nuovo piano di organizzazione dei servizi di assistenza territoriale, cui è seguito un ampio dibattito. In chiusura di seduta è iniziata la discussione di due atti di indirizzo per la difesa e la valorizzazione dell'ospedale San Luigi di Orbassano. In primo piano. L'assessore alla sanità ha illustrato all'assemblea i principi del nuovo piano di organizzazione dei servizi di assistenza territoriale. L'obiettivo è quello di rafforzare i servizi di cure riducendo il ricorso ai ricoveri ospedalieri. Il documento prevede anche di ridurre le strutture complesse delle aziende sanitarie dalle attuali 543 a 318. In vari interventi le opposizioni hanno chiesto alla Giunta un maggiore coinvolgimento del Consiglio nella programmazione dei servizi sociosanitari. In prima commissione è proseguito l'esame di finanziaria e bilancio regionale. La commissione istruzione ha dato parere favorevole ai criteri per l'erogazione delle borse di studio universitarie, innalzando l'ISEE a 20.956 euro, mentre l'ambiente ha svolto le consultazioni sulla nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte, ARPA. In breve. La fiaccolata per le vie di Torino, proiezioni di cinema civile con Aiace e una serie di eventi collaterali, tra cui la presentazione delle lapidi restaurate, per ricordare il 70° anniversario della Liberazione. In particolare, il 25 aprile, Comitato Resistente Costituzione aderisce, per il secondo anno, a Jazz della Liberazione, con momenti musicali che seguiranno il programma presentato allo Student Zone dei Murazzi del Po'.